dire le differenze tra questi due modelli? Partiamo dalle cose che hanno in comune, cioè il motore. Parliamo del famoso CP2 di Yamaha, un motore molto vivace, conosciuto per essere bicilindrico fronte marcia da 73,4 cavalli, montato anche su altri modelli come MT07, R7 o Tenere 700. Ovviamente è raffreddato a liquido ed è disponibile anche nella versione depotenziata da 35 kW, quindi ideale per le patenti A2. Stiamo parlando di una moto davvero leggera, 197 kg in ordine di marcia. L'altezza della sella è 835 mm e il serbatoio è da 17 litri, che, combinato a un consumo davvero basso, garantisce un'autonomia ideale. Nelle caratteristiche condivise troviamo forcelle Kayaba regolabili in estensione e precarico e un monoammortizzatore regolabile nel precarico. C'è la possibilità di montare il cavalletto centrale, che è un optional, e le frecce sono posizionate sotto al paramano. Il modello GT rispetto a quello standard monta di serie un bauletto e due valigie da 20 litri, sella comfort e un cupolino maggiorato per proteggere meglio dall'aria. Ha uno schermo a TFT a colori con una grafica davvero chiara, non ci sono problemi di lettura, presa da 12 volt per ricaricare telefoni, navigatore, quindi da quel punto di vista non manca nulla. Possiamo dire che è una moto quasi analogica, perché a livello di elettronica non monta quasi nulla se non l'ABS, ma perché è obbligatorio di legge. Su questa tipologia di moto, questo tipo di mancanza dell'elettronica non è un problema, bisogna però esserne consapevoli per adattare la guida a questa cosa. A livello di guida è una moto davvero divertente, versatile, che permette di anche togliersi qualche sfizio. La frenata è molto buona, le sospensioni stanno al passo delle pinzate anche più aggressive, quindi sicuramente è ben bilanciata dal punto di vista della ciclistica. L'unica cosa che posso osservare è che la sella, l'altezza del cavallo, è leggermente larga e non ho particolari problemi, ma sicuramente avrebbe fatto comodo averlo leggermente più stretto per facilitare l'appoggio. Visti entrambi i modelli, abbiamo capito che condividono ciclistica e motore, quindi da quel punto di vista sono uguali. Il modello GT ha più optional che garantiscono più comfort, quindi molto meglio per i viaggi più lunghi, a partire dal bauletto, dal cupolino maggiorato e dalla sella comfort. Entrambe le moto comunque condividono una cosa che tutti conosciamo ed è il divertimento e la passione di stare in sella. Quindi ciao!